sono qui a raccontarvi una storia che mi è successa alle elementari. Le mie compagne di classe avevano organizzato un torneo di calcetto e io volevo partecipare a tutti i costi. Mi sono allenato, mi sono preparato, ero andato a comprare le scarpe, ero prontissimo, ma alla fine, quando è arrivato il momento della partita, mi hanno detto che non potevo giocare perché non era uno sport per ragazzi. Ho due bambini di 8 e 5 anni e in casa faccio praticamente tutto io, come penso nella maggior parte delle famiglie. Devo dire però che sono anche abbastanza fortunato, perché mia moglie mi aiuta spesso e anche se non cucina, non lava e non stira, ogni tanto comunque mi dà una mano anche con i bambini. Io ho sempre adorato le costruzioni, fin da piccolo. Incastrare, costruire, montare, smontare. Eppure ogni Natale mi regalavano sempre bambole, bambolotti, peluche, passeggini, mai una chiave inglese, i mattoncini mai. Da quando ho compiuto 35 anni, tutte le amiche di mia madre, quando mi vedono, mi fanno: ma quando è che diventi padre? Tic tac, il tempo passa, Alle superiori avevo un professore che si prendeva la libertà e il disturbo di sottolineare tutti i giorni o quasi che il mio abbigliamento era inadeguato. Non capisco perché alle mie compagne no. Sono più di 47 anni che faccio questo mestiere, il mestiere del cuoco. Tutti mi sconsigliavano fin dall'inizio di intraprendere questo tipo di carriera, perché in un ambiente dove praticamente io ero l'unico uomo sarebbe stato in qualche modo difficile sopravvivere. Ed è stato così, è stato molto duro, ma alla fine ce l'ho fatta. Sono molto felice di esserci riuscito, di essermi imposto in un ambiente completamente femminile. Mi sono laureato da poco. L'altro ieri ho fatto un colloquio in un'azienda e il titolare, dopo vari apprezzamenti, mi ha chiesto se prevedessi una paternità a breve termine. Io non capisco perché tutti pensano che noi ragazzi dobbiamo sempre scegliere tra lavoro e famiglia. Mi è capitato spesso che, passeggiando da solo, ragazze abbassassero il finestrino della macchina e mi urlassero dei complimenti o semplicemente apprezzamenti verso il mio fisico. A me dà molto fastidio, però alcuni miei amici dicono che è normale. Nella mia vita racconto storie, lo faccio in tutte le maniere. E le storie poi spesso assomigliano a delle favole. E le favole mi portano a immaginarmi un principe chiuso in una torre, nella perenne e spasmodica attesa della principessa che lo venga a liberare. Nel tempo libero mi piace giocare ai videogiochi oppure guardare la TV. I videogiochi che gioco di più sono quelli di guerra, più che altro. No, anche ragazzi. Per il fatto che era una femmina, no. Magari che era scarsa con quella tipologia di gioco, sì, ma mi capita anche a me o altri miei amici. Io sono lei.